Ciao a tutti e bentrovati. Le immagini che avete appena visto sono state realizzate da Anastasia Chiocchetti, un'amica e un'artista eccezionale, docente del corso di disegno presso l'Associazione Archeosofica di Pistoia. E quindi io la ringrazio veramente molto per la sua disponibilità a realizzare in brevissimo tempo questi bellissimi disegni che bene ci introducono nel clima alessandrino. Con oggi concludiamo questo nostro breve viaggio nel cristianesimo delle origini presentando la figura di Origene, sotto la cui direzione il didascaleion toccherà l'apice del suo sviluppo. La vita di Origene è densa di avvenimenti, sarebbero necessari molti, moltissimi incontri per analizzarla nel dettaglio. Io ho scelto solo tre episodi significativi e spero anche utili a stimolare una ricerca personale. Veniamo subito al primo di questi tre episodi. Origene nasce ad Alessandria, nell'anno 185 d.C., da famiglia cristiana. Per primo fu sicuramente suo padre Leonida ad impartirgli una profonda formazione, sia rispetto alla cultura ellenica, sia per quanto riguarda quella biblica. Sicuramente Origene frequentò con suo padre il museo, che abbiamo visto essere la massima espressione culturale di quel tempo. Apprese tutto il ciclo delle scienze enciclopediche e contemporaneamente studiò la Sacra Scrittura in modo così approfondito che spesso Leonida si trovava in difficoltà a rispondere alle domande che suo figlio gli sottoponeva. Origene chiaramente, come sappiamo, partecipò anche come allievo al Didascaleion, che si trovava sotto la guida di Clemente Alessandrino. Per quanto riguarda la sua giovinezza, c'è una data importante da evidenziare. L'anno 200-201, quindi all'età di 15-16 anni, quando Leonida, in quanto cristiano, viene arrestato a seguito della persecuzione mossa da Settimio Severo. Il giovane Origene vuole a tutti i costi parlare col padre che si trova in carcere. I romani agevolavano questo fatto di far visitare i prigionieri dai parenti affinché potessero essere proprio loro ad esercitare pressione nei confronti di questi probabili martiri, cercando di convincerli a cambiare idea. Dovremmo provare a calarci, a immedesimarci nella drammaticità di una situazione di questo tipo. Spesso i parenti imploravano i loro cari di rinegare. Non lo fare, hai una famiglia, pensa a noi, come faremo senza di te? La madre di Origene è molto preoccupata, perché al contrario, suo figlio è talmente infervorato che vorrebbe raggiungere il padre e seguirlo nel martirio. Allora Eusebio di Cesarea ci racconta che la madre gli nasconde i vestiti per impedirgli di uscire di casa. Origene non demorde e decide di scrivere una lettera a suo padre, dove in sintesi gli raccomanda questo: guardati dal non cambiare idea per causa nostra, devi morire martire. Aveva circa 16 anni, Origene, in questo periodo. Il seguito lo sappiamo, Leonida, dopo aver subito atroci torture, morì martire, appunto. Ora, questo evento, analizzato con gli occhi di oggi, potrebbe indurci a pensare di essere di fronte ad un ragazzo un po' troppo esagerato. Ma sarebbe un giudizio affrettato e molto superficiale, direi, perché non tiene conto di moltissime cose, prima di tutto del momento storico, appunto, che stiamo analizzando. Talvolta gli appellativi ci aiutano a capire meglio i personaggi a cui sono attribuiti. Origene tradizionalmente viene definito Adamanzio, che significa l'uomo di diamante, etimologicamente l'indomabile. Questo episodio giovanile ci dimostra subito la sua tempra e il suo coraggio, ma tutta la sua vita è testimonianza di un individuo dotato di una personalità al di sopra di qualsiasi debolezza. Dopo la morte di Leonida, tutti i beni della famiglia furono confiscati. E quindi la madre con i suoi sette figli si trovò in gravi difficoltà economiche. Origene iniziò ad insegnare materie letterarie per contribuire al loro sostentamento,
Ma ad un certo punto avviene un altro fatto significativo, che è il secondo episodio che volevo mettere in luce. Come abbiamo già detto la volta scorsa, Clemente di Alessandria, che guidava il didascaleion, ripara a Gerusalemme. Poco dopo, il vescovo di Alessandria, Demetrio, convoca Origene e nomina lui direttore responsabile del didascaleion. A quel tempo Origene aveva all'incirca 18 anni. Ecco, qui ci sarebbe molto da dire riguardo al ruolo dei cosiddetti vescovi o episcopi in questo periodo del cristianesimo primitivo, ma ci porterebbe via troppo tempo. Basti sapere per il momento che nei primi secoli del cristianesimo è vero che per esigenze pratiche e organizzative c'erano persone incaricate di compiere le funzioni liturgiche e sacramentali, ma è altrettanto vero che tutti i fedeli, uomini e donne che avevano ricevuto l'iniziazione cristiana si consideravano sacerdoti e potevano predicare, insegnare, battezzare, celebrare l'Eucarestia quando si rendesse necessario. Questa suddivisione gerarchica in diaconi, presbiteri ed episcopi, che ripeto, andrebbe approfondita molto di più e non voglio creare fraintesi, per adesso diciamo solo che sottintende a dei compiti precisi, a dei gradi di avanzamento all'interno dell'Ecclesia. Ad esempio, molte donne furono attive al didascaleion, insegnavano, catechizzavano, iniziavano gli uomini ai misteri del cristianesimo. Ricordo solo Caterina d'Alessandria, una bellissima giovane egiziana che fu fin dall'infanzia istruita in tutte le arti liberali e divenne poi fervente cristiana. Ella, per aver rifiutato di andare in sposa all'imperatore, fu condannata al martirio. La leggenda narra che il suo corpo fu traslato dagli angeli sul Monte Sinai, dove sorge appunto il bellissimo e suggestivo monastero a lei dedicato. Origene, quindi, ricevette da Demetrio un incarico di primaria importanza nella comunità cristiana alessandrina, non solo quello di preparare i catecumeni al battesimo, che abbiamo visto comportava un iter parecchio impegnativo, ma anche poi di formarli dopo l'avvenuta iniziazione che egli stesso impartiva e molto spesso di accompagnarli al martirio. Sappiamo che lui stesso rischiò molte volte di essere catturato e a sua volta martirizzato. Sappiamo anche che, ricevuto l'incarico da Demetrio, abbandona subito la sua occupazione di insegnante di lettere, vende tutti i suoi libri inerenti a queste materie, ricavandone anche una buona rendita, e si dedica totalmente all'insegnamento della dottrina cristiana. E lo fa sviluppando un iter formativo sostanzialmente diviso in due periodi: una prima fase propedeutica, dove si studiavano le sette arti liberali e altro anche, di cui fece responsabile un suo discepolo, tutto questo in funzione di un secondo periodo, una specializzazione, diremmo noi oggi, di cui si occupava Origene stesso e che consisteva nello studio della filosofia, della teologia, delle scritture sacre e della loro esegesi, delle pratiche ascetiche e ancora altro, come leggiamo chiaramente nel 35° quaderno di archeosofia dal titolo Storia del cristianesimo esoterico. In questo frangente Origene ebbe molti allievi anche tra le classi benestanti di Alessandria. Cito solo un personaggio, un ricco alessandrino dal nome Ambrogio, che in un primo momento aveva aderito alla gnosi valentiniana, poi fu convertito al cristianesimo da Origene stesso. Tale Ambrogio, oltre ad essere un fedele discepolo, fu una figura molto importante nella produzione letteraria di Origene, perché non solo gli suggerì la stesura di molte opere, ma mise a sua disposizione, pensate, un copioso numero di stenografi che prendevano appunti quando Origene parlava e anche altrettanti tachigrafi ai quali Origene dettava più opere in contemporanea. La fama di Origene praticamente si diffuse ben presto in tutto l'impero romano. Veniva richiesta la sua presenza ovunque
nelle molte comunità cristiane dislocate qua e là per tenere conferenze, relazioni, omelie, quindi ha viaggiato veramente moltissimo. Veniamo ora al terzo episodio, che è fondamentale. Siamo nell'anno 231 d.C. Origene si trova in viaggio verso la Grecia. Passa per Gerusalemme e succede qualcosa di inaspettato. Cioè, Alessandro, vescovo di Gerusalemme, insieme a Teoctisto, gli conferiscono l'ordinazione sacerdotale, il presbiterato. C'è qualcuno che ha da ridire su questa iniziativa, cioè il vescovo Demetrio di Alessandria, lo stesso che gli aveva dato le chiavi del didascaleion. Egli non riesce ad accettare il fatto che un suo collega vescovo abbia consacrato presbitero la mente più brillante dell'epoca. Demetrio si incupisce a tal punto da indire un sinodo dove si delibera l'allontanamento di Origene da Alessandria. È molto probabile però che vi fossero anche altre motivazioni che spinsero Demetrio e i padri conciliari a una tale radicale decisione. Ad esempio, l'arditezza di alcuni passi del Periarcon, l'opera che noi conosciamo come De Principi. Sta di fatto che Origene dal 231-232 fino al 254 trasferisce tutta la sua attività, scuola compresa, in una nuova città che lo ospita, ovvero Cesarea di Palestina. A Cesarea Origene fonda una nuova scuola, chiaramente sul modello di quella di Alessandria, con annessa una grande biblioteca sua personale, preziosa, alla quale accederanno molti, tra cui Eusebio di Cesarea stesso. È proprio qui a Cesarea che Origene realizza la maggior parte della sua produzione, che è sterminata. Epifanio di Salamina, che fu un avversario di Origene, scrisse che ammontavano ad almeno 6.000 opere, di cui oggi noi ne conosciamo circa 800. Ma molte di esse sono solo per il titolo le conosciamo, non nell'originale greco, e molte altre sono andate purtroppo distrutte. A Cesarea completerà la maggior parte del commento al Vangelo di Giovanni, scriverà il commento alla lettera ai Romani, il commento al Vangelo di Matteo, il Controcelso e solo queste per citare delle opere che appunto ci sono pervenute. A proposito della scuola di Cesarea abbiamo preziose informazioni. Grazie a un'opera che per fortuna ci è pervenuta integra, si tratta del discorso di ringraziamento ad Origene redatto da un suo allievo che ha frequentato questa scuola per 5 anni. Questo allievo si chiama Teodoro. Cambiò il suo nome in Gregorio quando ricevette il battesimo, pare in età giovanile. Nacque a Neocesarea, capitale del Ponto in Asia Minore, da una famiglia nobile pagana. Ebbe un fratello più piccolo che si chiamava Atenodoro, suo inseparabile compagno di studi, e una sorella che andò in sposa ad un dotto giurista. Dopo alcuni anni di studio di grammatica, retorica e altre materie, i due fratelli frequentarono un maestro di lingua latina che era anche esperto di giurisprudenza, il quale li convinse ad applicarsi allo studio delle leggi, impartendone loro i primi rudimenti. Successivamente i due fratelli, per completare la loro preparazione, erano incerti se recarsi a Roma per seguire gli studi di diritto romano o scegliere un'altra località. Nel frattempo succede che il cognato di Teodoro, che era lui stesso un giurista, era partito per Cesarea di Palestina e sentiva la mancanza della sua sposa, la voleva accanto a sé e chiese ai due fratelli di accompagnarla nel lungo viaggio. Essi acconsentirono volentieri perché avrebbero potuto frequentare i corsi di diritto romano in una città vicina a Cesarea. Questo trasferimento è collocabile negli anni 232-233. Ma una volta arrivati a Cesarea, avviene un fatto che sconvolge i loro piani. Incontrano Origene. A questo proposito ritengo assolutamente necessario
leggere alcuni passi che ho estrapolato direttamente dal testo, dove ci parla proprio di questo primo incontro e del rapporto che Gregorio ebbe col suo maestro Origene. Egli ci accolse fin dal primo giorno. Il primo, effettivamente, devo dirlo, il più prezioso di tutti. Infatti, per la prima volta, cominciò per me a risplendere il vero sole. Noi, da principio, alla maniera di fiere selvatiche, pesci, uccelli, che caduti nelle reti tentano di sgusciarne fuori e fuggire via, desideravamo allontanarci. Egli, pertanto, si adoperò con tutti i mezzi a legarci a sé. Intrecciava discorsi di ogni specie, spiegava, come è detto proverbiale, tutte le vele. Metteva in opera tutte le sue risorse. Lodava la filosofia e gli appassionati studiosi di questa disciplina con elogi ampi, frequenti e adeguati. La sua parola ci aveva trafitti a guisa di un dardo fin dal primo momento. Era in essa una mescolanza di soave grazia, di persuasione. Eppure eravamo dubbiosi e ancora, in un certo senso, perplessi. Da un lato, non eravamo del tutto decisi a dedicarci con assiduità allo studio della filosofia. Dall'altro, non so come accadesse, eravamo incapaci di allontanarci da quest'uomo, trascinati verso di lui dalle sue parole, quasi come da ineluttabile necessità. Con foga pronunziava i suoi discorsi, finché non ebbe messi noi, che eravamo come ammaliati, nella condizione di non opporre alcuna resistenza e non ci ebbe indotti con la sua parola a fermarci presso di lui. Non so come, in virtù di un divino potere. Immise, infatti, in noi il pungiglione dell'amicizia, tutt'altro che facile dall'essere estirpato, sottile, efficacissimo. L'aculeo era frutto di destrezza e ad un tempo di una benevolenza che si manifestava quanto mai salutare nei suoi discorsi, ogni volta che si intratteneva con noi. Come una scintilla, dunque, immessaci nel cuore, da una parte ardeva, avvampava in noi l'amore verso il Verbo Santo, amabilissimo, che alletta tutti sommamente con la sua ineffabile bellezza, dall'altra verso quest'uomo, suo amico e interprete. Amore che mi trafisse, inducendomi a trascurare le altre attività e gli studi che apparivano essere a noi convenienti e persino le mie belle leggi, la patria, i parenti che dimoravano a Cesarea e per i quali avevamo intrapreso il viaggio. Uno solo era l'oggetto del mio amore, della mia predilezione: la filosofia e l'uomo divino che la insegnava. Egli ci chiariva tutte le cose, risolvendole con molta sapienza nei loro elementi costitutivi. Che dire poi delle altre sacre discipline? La geometria, a tutti cara, inoppugnabile, e l'astronomia che spazia nei cieli. Egli inculcava ai nostri animi ciascuna di queste scienze. Non saprei dire se con l'insegnarcele o con il richiamarcele alla mente o in altro modo ancora. Poneva senz'altro a base di tutto, a fondamento sicuro, la geometria, che è irrefutabile. Mediante l'astronomia ci sollevava in alto, come lungo una scala che attinge il firmamento. Ci rendeva, insomma, accessibile il cielo, con l'impartirci l'una e l'altra disciplina. Dopo una testimonianza di questo tipo, credo sia superfluo qualsiasi tipo di commento. Concludo quindi con una riflessione, tutta mia personale, che è sorta spontaneamente
dopo aver approfondito sia la vita di Origene sia quella della celebre Ipazia di Alessandria. Vi chiederete cosa abbiano in comune questi due personaggi. Sicuramente ci sono delle sostanziali differenze, ma al contempo è veramente singolare come le loro vite abbiano avuto un percorso così simile da potersi analizzare quasi in parallelo. La prima cosa che vi accomuna è che entrambi sono nati e vissuti ad Alessandria d'Egitto. Nella loro giovinezza entrambi sono stati formati dai loro padri, Leonida per Origene, Teone per Ipazia, e ci viene tramandato che sia Leonida che Teone erano particolarmente orgogliosi delle doti straordinarie dei loro rispettivi figli. Origene ed Ipazia vengono descritti come grandi conoscitori e insegnanti di filosofia, astronomia, geometria, giganti nell'ascesi, cioè nell'opera di perfezionamento morale e spirituale, esempio vivente di ciò che insegnavano agli altri. Entrambi furono a capo di una scuola, Origene del Didascaleio, fondato da San Marco, Ipazia della scuola neoplatonica, di cui il fondatore fu Ammonio Sacca. Tra l'altro pare che Origene abbia frequentato la scuola di Ammonio quando si trovava ad Alessandria. Sia tra gli allievi di Origene che tra quelli di Ipazia troviamo indistintamente filosofi, ebrei, pagani e cristiani. Entrambi non facevano nessun tipo di discriminazione sociale o religiosa. Le loro scuole erano aperte a tutti e il loro insegnamento cucito su misura per ciascuno. Entrambi furono un punto di riferimento per la società del loro tempo. Venivano consultati continuamente per ricevere preziosi e saggi consigli. Entrambi hanno subito il martirio. Sono stati perseguitati a causa della loro dottrina e del loro carisma, che suscitava invidia e gelosia in molti. Origene era un cristiano, certamente, ma lo era in un modo speciale. Ipazia era una filosofa neoplatonica, certo, ma lo era anch'essa in modo speciale, nel senso che entrambi erano innamorati della sapienza, della verità, di quel sapere incontrovertibile che Platone definiva aletheia, che potremmo tradurre con disvelamento o rivelazione. Entrambi hanno avuto dei vescovi come nemici. Cito solo per Origene il vescovo Demetrio, per Ipazia il vescovo Cirillo. Di entrambi si è tramandato il nome di un discepolo che scrive un encomio. Per Origene Gregorio il Taumaturgo, che scrisse il celebre discorso di ringraziamento, come abbiamo visto, e che divenne in seguito l'apostolo del Ponto. Per Ipazia, il suo discepolo Sinesio di Cirene, che scrisse grandi elogi per la sua maestra e che, guarda un po', anche egli diventa vescovo cristiano della città di Tolemaide di Libia. Che altro dire? Sono veramente convinto che se si fossero incontrati non avrebbero avuto nessuna difficoltà a comprendersi. A questo punto vi ringrazio per l'attenzione. Spero che questi video siano stati di vostro gradimento e se volete scrivere commenti o considerazioni mi farebbe veramente un grande piacere. Vi mando un saluto e un arrivederci a presto, speriamo quanto prima di persona. Ciao a tutti!